chi è? Ah, visto, comincia a familiarizzare pure la pigia, vorrebbe bene anche a me, guarda me. Mettete! Eccomi, ecco fatto, io sono a posto, è un discorso di gerarchia. Non potete capire. Se lo conoscete, disiscrivetevi. Cosa ne pensi di Sonia 7-3? Passo la domanda, la risposta a Dario. Costa tanto, ma è fantastica. Okay. Ma è, poi è fantastica. Direi che può bastare. C'ho due video sulla 7. Due video c'ho. ve li linko del suo canale. Io sbaglio sempre. Il video con le foto dell'evento, beh, lo devo fare, lo devo fare. Allora, io l'ho fatto, vado a guardare. Le foto ce l'ha lui, tutte lui, anche quelle che ho fatto io ce l'ha lui. Sì, no. Allora farò il video con tutte le foto di Dario. Ecco. Ma tutte le foto che ho fatto io, però. Tutte le foto che hai fatto tu. Aspettatevi un video. Altra domanda, cosa vuol dire per te fotografare? Più che una domanda, la mia è una richiesta. Vi vogliamo sul campo, magari più pratica sul campo. È vero, anche io ci ho pensato, però non è facile spiegare qualcosa, fotografare qualcosa mentre ci si riprende tutto da soli. Però c'ha ragione, no? Bisognerebbe lì. Se tu ti trasferisci veramente a Palermo, bisogna che mi trasferisco. Ci facciamo i video a vicenda. Facciamo così, allora mi trasferisco e facciamo. No, seriamente è giù, è complicato. Non è facile, servirebbe una persona che ci riprende. Ci vuole per forza money. Guardate tanti nostri video e noi abbiamo più soldini da investire. Ci arriveremo. APS-C o full frame? APS-C, questa è una domanda che chiaramente molti fanno. Io ce l'ho tutte e due. Ecco. Devo dire che io non riesco a rinunciare. Allora, non riesco a rinunciare alle APS-C per un discorso, come dire, di compattezza, perché io lascio le fuci, per cui è tutto un discorso a parte, perché sono comunque già mirrorless, sono più piccole. Diciamo che non riesco a rinunciare alla full frame, cioè alla D800, perché qua in studio la trovo troppo comoda, cioè per determinati lavori, insomma, il fatto di avere questo sensore più grande, insomma, mi aiuta parecchio. Però, cioè, si vive benissimo anche sulla APS-C, esatto. Come dire, cioè, oramai le differenze sono davvero minime. Io vi invito sempre a pensare come il sensore è soltanto una superficie riempita di pixel. Una superficie più grande può ricevere pixel maggiori, invece no, non è vero, perché dipende tanto anche dalla dimensione dei pixel. Valutate bene anche queste cose. Non è detto che una APS-C sia inferiore a una full frame. Cioè, una full frame che fa 45 mega ha talmente tanti pixel che è paragonabile con il sensore di una micro 4 terzi. Però in teoria le lenti, siccome la questione del diaframma è proprio, cioè come si calcola il diaframma, proprio il diametro della lente frontale, non ricordo, il calcolo del diaframma si fa proprio sulla lente frontale, quindi deve essere grande la lente e costa molto di più, un terzo di più dovrebbe costare. Poi considerate che la PSC di fascia alta sono come una full frame, si possono paragonare benissimo alle full frame. Oramai ci sono degli obiettivi comunque dedicati, insomma, cioè di altissimo livello, per cui secondo me le differenze oramai secondo me si sono molto appianate. Cioè poi sono proprio belle, so, piccine, sono belle, sì. Perché anche una mirrorless professionale è paragonabile a una reflex professionale. Una volta che ci si monta, ora non guarda, quella è un F4, se ci montavo il 2.8 era una reflex, sì, la dimensione di una reflex. Sì. Infatti c'è, cioè, gli obiettivi, questo è il discorso, è gli quello, obiettivi e le dimensioni quello, di quella sono. Sì, recensione Tamron 2875 F2.8, in italiano tutti e due in collaborazione, ce la mandi? Il 2875 2.8, no, io lo conosco, ci tocca contattare la Tamron, sì. No? Oppure se ce lo mandi, insomma. Se ce lo mandi, volentieri, poi tutte e due, ce li mandavo una a me e una a lui. Esatto, bravo. No, non si possono provare tutti gli obiettivi, questo sicuramente è una lente professionale. Io però dico, a me la Tamron mi sta un tantino antipatica, un tantino, Io la preferisco a Sigma, però. La preferisco a colpo di scena. Allora, lasciamo stare gli Sigma Art, io che sono quelli quelli. Allora, i Sigma Art sono una storia a parte.
Ma rispetto agli altri Sigma, io ho sempre preferito Però Tamron. non bisogna limitarsi, autolimitarsi. Spento? Spazio esaurito. 24, 24, 64 giga di RAM. Che Io non dicevamo? capisco Ah, non nulla. bisogna autolimitarsi, nel senso sicuramente potrebbe essere quella stabilizzata. E questo penso di no. No, quello è il 2470, c'è cioè quello stabilità. Il 2870, diciamo che è una 75, è una versione un po' più economica. Però io ho visto dei bigli scatti con questa lente di qua. Costa un prezzo abbastanza basso, no, per il tipo di ottica che è. Per cui sarebbe interessante Sì, provarla. No, sarebbe comprate le lenti molto. solo quelle che vi servono, non comprate lenti così a Esatto. mammuzzo, si dice a mozzo, no? Sì, Allora, mozzo. questa domanda sta rischiando tantissimo. Il nome di chi mi fa la domanda le metto sul display, non lo leggo. Conviene mettere il filtro UV sui 50 mm 1.8 Canon? Rispondo Rispondimi, prima sì. io. Allora, io devo dire, io li utilizzo gli UV, ma li utilizzo semplicemente per un discorso proprio, diciamo, di protezione della lente, perché per il resto secondo me non servono Ma non so assolutamente così delicati niente. le Allora, io spesso non utilizzo il paraluce, Ah, perché allora proprio no, mi dà sì. fastidio, per cui essendo la lente, diciamo, più esposta, insomma, preferisco avere non Partendo gli da qui, obiettivi, cioè, ma invece, ma tu hai mai rigato? Sul 50 mm 1.8 effettivamente non lo metterei, ad esempio, anche perché mi pare che è più incassata No, la non si, ma lente. manco, secondo me la Allora, luce si può lì montare. no, però. E anche perché gira davanti. Non, mi sa che non lo puoi montare perché gira quando zoomi, quando metti a fuoco, gira. Ah, ti gira proprio Sì, tutto, cioè il barilotto non del. credo. Ah, Comunque, tu hai mai rigato una lente frontale? no. No, però il filtro B sì. Ma quello è fatto, c'ha un materiale differente, la lente è più Beh, resistente. sì, è Allora, vero, è vero. se vi comprate una lente che costa 1300 euro, 1500 euro, ma poi ci mettete un pezzo di vetro davanti? No, ecco, lì va fatta una premessa, cioè chiaramente, ma qualsiasi filtro andate a utilizzare dovete chiaramente comprare dei filtri, cioè non dico di pari qualità alle lenti, direi superiore alla Superiore, lente che va a comprare, perché sennò lì guarda, su abbassa 50 la qualità, 1.8 cioè. quello è un obiettivo che costa 120 euro. Io non ce lo metterei, ma io non credo che ci si possano montare perché davanti dove si mette a fuoco gira, sarebbe problematico. Non lo so, No, ci si può beh, in quel montare. caso Comunque, non usate sti filtri che non servono, usate il paraluce di forma protettiva. Poi le lenti sono sì, questo, conosci questa? però lui. Ah, questa mi pare conoscente. Io avevo chiesto di farmi, potevate farci anche delle domande un po' più personali, non soltanto professionali, per fortuna non ce l'hanno fatte. Sicuro possiamo fare domande personali? Ombretta, sì, avresti potuto, non l'hai fatta, quindi Hai perso la tua chance, ci oramai dispiace. sarà per un'altra volta. Tanto che sto scivolando rispettare. Ma io, no, come fa domani Non senza. riconosce, non c'è riconoscimento facciale. No, sai perché? Gli devi disegnare la No, faccia, perché tra cerca, vedi, l'altro. cerca di mettere a fuoco a te. Sì.